Il suggeritore nel teatro, di prosa, di rivista o d'opera, è una persona incaricata di suggerire le battute agli attori con un volume di voce tale da non essere udito dagli spettatori. Svolge tale compito servendosi del copione o nascondendosi in un'apertura praticata al centro della ribalta, detta buca del suggeritore, protetta da un cupolino, detto gobbo. Può anche suggerire da dietro le quinte, rimanendo seduto, oppure seguendo gli spostamenti degli attori e muovendosi dietro la scenografia per avvicinarsi loro il più possibile. Può pronunciare tutte le battute o limitarsi solo a dare lo spunto, ovvero l'imbeccata, cioè degli attacchi delle battute o dell'inizio dei capoversi. Pensate che io abbia imparato a memoria tutta questa cosa? In realtà no, sto leggendo. Ve ne eravate accorti? Se no, allora vi spiego come ho fatto e come potrete fare anche voi. Sigla! Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Nel video di oggi vi voglio parlare, come già preannunciato, di questo dispositivo che serve proprio ad aiutarci quando stiamo facendo un video e quindi a leggere invece che ricordare a memoria, e questo potrebbe essere d'aiuto a molte persone. Però prima di tutto, prima di parlarvi di questo, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora, attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video che arriveranno ogni settimana e a lasciarmi un like sulla fiducia a questo video. Allora, andiamo subito a parlare di questo dispositivo che nella fattispecie si chiama teleprompter, ovvero è questo qui. Questo è della Pafieo, non conoscevo questo brand, però ho avuto la possibilità di provarlo e a quanto pare è molto utile a persone che magari devono fare, come già detto, un video e devono leggere, così da facilitare il compito nella registrazione di un video, oppure anche magari in una conferenza o magari in un'interrogazione, e quindi magari avranno questo suggeritore che potrà trasmettere il testo su uno specchio che sta tra la persona che sta parlando e la persona che sta dall'altra parte della telecamera, oppure alla telecamera stessa. Ovviamente si può utilizzare sia con uno smartphone, sia con un laptop, sia con una webcam, oppure con una semplice macchina fotografica, una reflex o quel che sia, così come sto facendo io adesso in questo momento. Il testo può essere proiettato da uno smartphone, così come ho fatto io nel mio caso, o con magari un tablet, così da avere anche un testo più grande e più facile da leggere magari se avete problemi di vista. Quindi l'oggetto in questione è proprio questo, che come vedete dà la possibilità di posizionare lo smartphone o il tablet in basso e tramite uno specchio che è posto qui, adesso invece sta lì, e praticamente il testo scorrerà sullo schermo, e quindi al di là questo schermo vi è la nostra fotocamera, in questo caso, che ci sta riprendendo o comunque che ci sta registrando, e quindi noi andiamo a leggere il testo invece di ricordarcelo a memoria. Ha tutta una struttura che deve essere montata su un treppiedi, quindi vi consiglio comunque di avvalervi anche di un treppiedi. Comunque io poi di questo dispositivo, così come anche del treppiedi magari suggerito, del faretto che sto utilizzando, del microfono e tutta l'attrezzatura che in questo momento mi sta aiutando alla realizzazione di questo video, ve lo lascio linkato qui sotto, in modo tale che voi potete andare a vedere quello che vi può servire per attrezzarvi così come ho fatto io. Oltre a questo teleprompter, ovviamente viene consegnato in questa fantastica valigetta in alluminio, sempre utile in realtà, con anche delle imbottiture all'interno. Aspettate che adesso ve la faccio vedere un attimo a volo, vedete? Così ha un rivestimento in spugna, e oltre a quello c'è anche questo telecomandino molto comodo, che in realtà non è altro che un controller. Infatti non a caso dietro c'è scritto anche la possibilità di poterlo utilizzare come gioco, che sostanzialmente è un telecomando Bluetooth che può essere impostato. Però grazie all'applicazione gratuita che possiamo scaricare dall'App Store, che sia di Android o quindi Google, o anche su iOS, disponibile sempre gratis,
potete scaricare questa applicazione e copiare e incollare un testo nel programma, intitolarlo in un determinato modo, oppure magari se avete degli appunti li copiate e incollate o li scrivete con la tastiera del computer su questa applicazione. Dopodiché voi potete scorrere il testo e stesso mentre lo state leggendo potete con questo dispositivo telecomando premere play, premere pause, stoppare quindi e mandare avanti, mandare indietro oppure scorrere le scritte più velocemente o più lentamente a seconda se state leggendo più velocemente o più lentamente o comunque se avete letto prima che il testo scorre oppure magari avete fatto una pausa e dovete leggerlo più velocemente. Comunque si è capito il senso. Ragazzi, io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, vi sia servito, qualora così fosse invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale se l'avete fatto ancora e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati su nuovi video che usciranno ogni settimana. Non vi dimenticate di seguirmi anche su Instagram e sul canale Telegram dove pubblico giornalmente delle offerte, realmente offerte, che ci sono sul web e quindi magari potete acquistare le cose in maniera scontata. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao!